Ai nostri microfoni l'assessore Annarito Ottaviano e la consigliera comunale Carmela Pomposo. Il tema è la tutela del nostro mare, specialmente in vista dell'imminente stagione estiva. Lavori di riqualificazione e di abbellimento del porto di Torre del Greco, come stanno procedendo? Sono iniziati dei primi lavori adesso in questa settimana e per il mese di maggio continueranno altro. In tale occasione, ehm, visto che l'11 aprile eh, c'è stata la festa del mare e quindi non abbiamo potuto festeggiare così come è stato organizzato dalle varie associazioni in collaborazione con il Comune e con la capitale di Porto, ci saranno ulteriori giornate organizzate e dedicate al mare. Per quanto riguarda invece la pulizia, controllo dei nostri fondali, cosa si sta facendo, cosa di attivo soprattutto per salvare i nostri fondali c'è um, un tavolo tecnico tra Capitaneria di Porto, il Comune di Torre de Greco e le associazioni che ci hanno attenzionato su tale problematica dove siamo stati subito pronti ad accogliere tale sollecitazione. In, in occasione dell'ulteriore um, giornata dedicata al mare ci saranno, ci saranno da parte um, dell'Associazione e in collaborazione sempre con la Capitaneria di Porto sia la pulizia dei fondali che la pulizia degli specchi d'acqua e poi ci sarà un ulteriore cronoprogramma dedicato al mare quindi all'attività anche di monitoraggio del mare, di monitoraggio delle acque. Si sta lavorando soprattutto in vista di una possibile riapertura della stagione estiva ovviamente. Qual è il ruolo del Comune in tutto questo, soprattutto per la vigilanza? Il, il, il ruolo del Comune è un ruolo da, che deve essere sentinella da questo punto di vista perché quest'anno diciamo che è particolare come l'anno scorso, um, si, fra poco si, eh, si darà il via libera, ovviamente aspetteremo sempre le disposizioni da parte del Governo, quindi um, anche se ci sarà il via libera per l'attività balneare però nel rispetto. Delle, delle, delle norme che ci vengono imposte dall'alto. Quindi in sostanza la giornata dell'11 aprile, la giornata del mare, possiamo considerarla come una promessa. Il nostro mare. Sì, diciamo che è stata una promessa e è stato un modo per dire che l'amministrazione c'è, è presente, quello che noi possiamo fare per tutelare il nostro mare, um, siamo presenti insieme alla stessa associazione e quindi è soltanto l'inizio di un'attività che sarà poi effettuata e monitorata in tutta la stagione estiva. La tutela del mare, dei fondali e di quant'altro è un argomento trasversale che richiede l'interessamento di vari settori, di vari enti, di varie attività economiche. Come si sta procedendo per coordinare tutto questo? Sì, eh, si sta procedendo bene, eh, stiamo lavorando in sinergia con, eh, sia col sesto settore, eh, quindi mh, con la dirigente Gladio Sacco e il funzionario Francesco Ligoro. Eh, ci stiamo coordinando con le associazioni del territorio, eh, preferiamo appunto quelle del territorio perché c'è il nostro sangue, quindi siamo sicuri di un risultato, un riscontro positivo. Um, con tantissime novità eh, in via sperimentale eh, che siamo partiti già con eh, i Sebin. Eh, dell'11 eh, aprile che era la giornata dedicata al mare e abbiamo avuto un riscontro positivo eh, ed anche quelle erano in via sperimentale e sono riuscite bene ora invece eh, per le altre giornate altre domeniche probabilmente fra un paio di domeniche dedicheremo ancora un'ulteriore giornata quindi quali sono le novità tecniche che potremo vedere nel nostro mare il nostro interesse è quello del mare pulito quindi allora avremo eh, i sub che eh, puliranno hanno i fondali. Uh, poi uh, si sta sperimentando, grazie ad un'associazione che ha lanciato questa novità, uh, di una sorta di gommoni che verranno messi sull'acqua per non far filtrare la schiuma uh, o sporcizia che sta sulla superficie dell'acqua, um, quindi da permettere ai bagnanti di potersi immergere in un mare sperando uh, pulito. E poi un, una sorta di uh, robot d'acqua uh, che ci permetteranno sempre la pulizia dello specchio d'acqua. Eh, ovviamente tutto questo lo possiamo avere in via sperimentale, che lo faremo una di queste domeniche, per vedere se il risultato dovesse essere positivo, poi sarà eh, proposto sicuramente, ma noi siamo fiduciosi.